Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Maioli Amos, 90 anni, compiuti il 7 aprile, è l'epoca della liberazione del partigianato, avevo 21 anni, 22 anni, 22 anni. Io ero un attivista per fare le battaglie, per fare la propaganda, per andare a raccogliere dei rifornimenti per quelli che erano in montagna. Poi a quell'epoca io andavo sempre solo in tuta, perché avevano scoperto delle armi con dentro dei residui di un vestito che avevo io nuovo, eh? Allora si misero nel crocicchio di via Barchetta, via Emilia, aspettando che arrivasse quello del vestito. Allora mia madre ci ha detto: no, brucia tutto. Ma come? C'hai solo quello lì? Brucia, brucia tutto. E andai fino alla liberazione con quei pantaloni fatti con della tela da sacco da grano. Perché poi gli americani, quando io ero di pattuglia il giorno della liberazione, mi hanno fotografato con altri 3 miei amici. L'importante è quando hanno fucilato in Piazza Grande i nostri compagni, e questo è stato uno dei primi casi. Preso la bicicletta quando ho saputo, ma stanno portando dei nostri compagni in piazza, eccetera, perché dicono di fucilare. Io ho preso la bicicletta, sono arrivato a Piazza Grande, ma così proprio di velocità. Come sono arrivato, già c'era della gente ferma e tutti in fila. Man mano che arrivava della gente ci fermavano, cioè, li hanno fucilati mentre eravamo lì. E guai a chi si muoveva, chi poteva andare. Detto, cosa c'era? 12 fucilati lì. Perché poi le donne erano più decise di noi, quando gli si dava un compito. Le donne erano inamovibili, noi eravamo preoccupati inizialmente che non le conoscevamo. In battaglia invece, perché dopo che ci uccisero quelli là, abbiamo dovuto mobilitare delle donne. No, io sono ancora aggressivo, purtroppo. Ho quasi vergogna alla società come viviamo adesso, pensando ai piani che avevamo noi, che andavamo a rischiare la vita. Oggi torna la miseria che ce l'avevamo noi.